Cristo, come Cristo crocifisso. E questa è la forma migliore dell'amore. Noi non ci dovremmo capire che ciò che ci salva è imparare un amore così. La forma dell'amore che ci santifica è Gesù Cristo. Gesù Cristo è la forma dell'amore cristiano. Quando noi pensiamo a cosa significa amare, in sostanza stiamo pensando a come forma unica imprescindibile quella di Cristo. Cos'è l'amore? Togliersi dal centro e mettere al centro l'altro. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Abramo prese la legna dell'olocausto e lo caricò sul figlio Isacco. Poi proseguirono tutti e due insieme. Mentre tu, caro Gesù, eri consapevole di quanto andare a vivere e cosa ti aspettava, Isacco era all'oscuro. Si è fidato delle parole del padre che gli ha chiesto di fare un sacrificio insieme con lui. Isacco non sapeva che doveva essere lui stessa la vittima sacrificale. Tu sì, Gesù, conoscevi bene la strada da seguire e a che cosa ti avrebbe condotto. Hai seguito fino alla fine la volontà di tuo padre e ti sei offerto per noi. Tu hai scelto di portare la croce per lasciarci esempio di una totale obbedienza al padre. La legna di Isacco e la croce di Cristo sono l'esempio delle croci quotidiane con cui facciamo l'esperienza ogni giorno. Le croci della sofferenza fisica che applicano alle nostre famiglie e quella del giudizio affrettato e che spessano la smonti. La croce è il segno di Dio che scende sulla terra e redime l'uomo che possa dire il cielo. La croce è aprire le braccia a Dio che ogni per vivere l'universale fraternità. Questo è il segno del regno. Ma a quale prezzo? Vogliamo accoglierti, o croce santa, secondo che io possa finalmente dimostrare in modo efficace l'amore di Dio. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debiti e non abbiamo la nostra carne per la piccola. Adoriamo Cristo e divino.
Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia del Vangelo la salverà. E a cadere di essere tentato, di ripetere la parola di Dio della sofferenza, ci hai sopportato nessuno a venire. Oggi ci hai sopportato la nostra croce, ci hai sopportato le possiamo ogni giorno a seguire Gesù. Visto è troppo pesante, l'acqua del mondo. Pensa sulle sue spalle, le spiaggia. Il peso che ci viene segnato, spesso sopra le nostre forze. Noi riusciamo a sopportarlo, anche Gesù non riesce a sopportare. Per questo che trovano tutto il peso delle mie opinioni, ti fa solidare quando anche Gesù non riesce a sopportare il peso del tempo. Ti fa solidare con noi nella nostra sentevolezza. Questo ci consola e ci libera della cattiva uscita del nostro animo. Gesù, cazzo per la croce, permettendo a noi di non cadere in una misurenza più. Gesù si solleva cadendo a terra. Proviamo a pensare quante soffrono nella fermentazione di una croce, ma pensiamo anche ai nostri fratelli, schiacciati di tanti pesi sbagliati da molte anni. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato la tua nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Quanto fu grande il dolore e l'amore di questo incontro, due misteri che si incontrano. Perduta nel dolore, Maria tace, adora, accoglie e rinnova il suo essere, serva del Signore, a piedi del servo soffrente. E ancora una volta si mette in cammino, questa volta non verso il paese di sua cugina Elisabetta, ma verso il Calvario. Non perde tempo, non si lascia corrompere dai pregiudizi umani, si fa forza. La disperazione tiene fermi, irrigidisce, non ti permette di camminare. È il tempo di seguire e accompagnare in silenzio il figlio della sua umiliazione. Umanamente Maria poteva reagire a tanta crudeltà, ma decide di adottare uno strumento, la carità. Maria si carica anch'ella del dolore del figlio, anche lei inchiodata con il crocifisso. Chiediamo al Signore occhi penetranti come quelli di Maria, capace di sostenere e di alzare quanti cadono sotto il fardello del giudizio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Diversamente possiamo trasformarci in farisei che giudicano qualcuno in base a pensieri, percezioni e convinzioni personali. È facile in questo tempo lasciarsi condizionare dalle idee che scaturiscono dalle emozioni e dalle paure del momento, dando giudizi affrettati nella convinzione di sapere quello che è celato nel cuore delle persone. Ma questo è un grande errore, il frutto della superbia, e ci allontana dalla verità. Il cristiano, dice Don Tonino Bello, identifica il cireneo come l'uomo della gioia. Sì, non si può essere cirenei se non nella gioia, perché tutto ciò che si fa con amore genera vita nuova e dà sempre nuove possibilità anche con i cominciati. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. È l'immagine della donna buona che indubbiamente nell'oscurità
tanti cuori, mantiene il coraggio della bontà, non permette che il suo cuore si ottenga. Ella si avvicina, contempla il volto sfigurato del Cristo e compie un gesto di grande umiltà, asciuga quel volto che ha ben conosciuto e patito. Questo Dario, icona d'amore, è prefigurazione della nuova alleanza. La contemplazione di questo incontro ci sostenga nel nostro cammino di sequela per saper riconoscere il volto del Cristo sfigurato, vivente nell'umanità sofferente. Padre nostro, che sei in scena, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché l'ora tua santa croce ha redento il mondo. Dal libro delle Lamentazioni. Io sono l'uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della tua ira. Egli mi ha guidato, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Ha sbarrato le mie vie con blocchi di pietra. Ha ostruito i miei sentieri. Mi ha spezzato con la sabbia i denti. Mi ha steso nella polvere. Poco prima un po' di conforto, poco dopo un'altra caduta. Di cadere un verbo che si coniuga perfettamente con la natura umana. Gesù cade la seconda volta, sotto la croce, perché le difese fisiche sono ormai abbassate. Scriveva il cardinale, Vanima, e proprio la consapevolezza della nostra fragilità a mantenerci autentici discepoli di Cristo, atti da operare nel cuore della Chiesa, un costante rinnovamento. Possiamo perdonarci una caduta, uno sbaglio, un peccato, ma subito ci proponiamo che non succeda più. Cadere una seconda volta ci deludere. Gesù cade sotto la croce. Noi cadiamo, ne cadiamo nei peccati e nei errori che da tempo pensavamo di aver superato. Il peso della delusione, della depressione, delle imprese eccessive, la nostra arroganza, la nostra violenza, le nostre ingiustizie. Pesano sul nostro corpo e sul corpo di Cristo, pesano e Cristo cade ancora per svelarci e sollevarci dal peso insopportabile del nostro peccato. Cade per rialzare l'uomo, cade affinché noi ci rialziamo. Ogni caduta sotto la croce è impregnata di tutto il contenuto del mistero di Dio, della redenzione. A volte però è la stessa croce che ci fa cadere. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Per le colpe delle genti, tu vedevi nei tormenti, il figlio quel codere, Santa Madre e Padre, e le piaghe del Signore, siamo impresse nel mio cuore.
Gesù consola le donne di Gerusalemme. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dal Vangelo secondo Luca. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il freddo e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, portandosi verso le donne, disse: Figlia di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su di voi, su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verrà un giorno nel quale si dirà: beato le sterili e i grembi che non hanno ancora generato, e le potenze che non hanno lavorato, perché se trattano così le mie verde, che avverrà del regno di Dio? Nascondere le proprie debolezze è
Pedro, Costa Panica, svuotandoci a volte della forza di Dio. Le cadute di Gesù diventano un richiamo per tutti noi, a saper conoscere le proprie fragilità e debolezze, senza nascondersi agli altri. Gesù cade per la terza volta, e per la terza volta si rialza il Dio, non rimane a terra. La sofferenza di questa terza caduta per Gesù deve essere anche la nostra, come segno di corresponsabilità verso le nostre e altre sofferenze, perché nessuno è sufficiente a se stesso, nessuno basta a se stesso. L'ora di Gesù è vicina, anzi è giunta, e noi chiamate a seguirlo anche nell'ora della croce e della debolezza della caduta. A cosa siamo disposti? Il Signore può davvero contare su di noi? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
Gesù è inchiodato alla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Grazie.
Tu ormai sei raggiunto al tuo libro, Gesù Nazareno, che aveva affascinato le gente, che sono dei passi nostro, giace la morte, in che va del mio. La sua morte appare come un bambino, pubblico nella sua casa, e come la sua sconfessione vincita. Con lui sulla croce muoiono le attese e le speranze dei discepoli, che avevano lasciato tutto per seguirlo. I desideri di coloro che avevano sposato la sua causa. Il male sembra trionfare sul bene, la luce sulle tenebre, la menzogna sulla verità. Le stesse ultime parole di Gesù provocano una reale incertezza. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il Padre sembra averlo realmente sentito, colui che si dichiarava suo figlio. Anche nella nostra vita di fede, nella vita delle nostre comunità, possiamo sperimentare il silenzio di Dio, l'angoscia e la desolazione di sentirci abbandonati. Le parole che egli pronuncia sono grida di dolore, di smarrimento, ma parimenti suppliche per basso di speranza. Egli non è disperato, ma abbandonato. Cioè, colui che si abbandona, fiducioso in Dio. Nei nostri calvari quotidiani, sia questo è il nostro coraggioso atto di fede, abbandonarsi fiduciosamente nelle mani del Padre, per contemplare come egli si manifesti proprio laddove sembra essere definitivamente sconfitto e assente. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ricordando che Maria ai piedi della croce è diventata madre anche di ciascuno di noi, le chiediamo di metterci nel nostro cuore i sentimenti che la uniscono a Gesù. Per essere veramente cristiani, infatti per poter servire davvero Gesù, bisogna essere legati a Lui con tutto quello che c'è dentro di noi, la mente, la volontà, il cuore, le nostre piccole e grandi scelte quotidiane. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri
cordoglio, rimanere accanto a me, Santa Madre ne vuoi fare, e le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quattordicesima stazione. Gesù viene deposto nel sepolcro. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Essi presero pure il corpo di Gesù e lo porsero in venne e insiedero nomi romani, come usanza, per venire i giudei. Ora del luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro vuoto, nel quale nessuno era stato ancora deposto. Da dunque deposero Gesù, a motivo della preparazione dei giudei, perché quel sepolcro era vicino. Tutto tempo era ormai finito. Il Cristo, il Messia, vede i secoli giace morto, inchiodato a me, spegnendo ogni fiammella di speranza. Nonostante la paura e nonostante la sofferenza, non è staccato dalla luce, l'ha accettata, l'ha portata, l'ha abbracciata. Egli non sceglie di abbandonare la luce, ma solo una volta che tutto è compiuto, viene staccato da essa. Chi rimane sulla croce vive, chi da essa discende muore. Egli rimane sulla croce, e una volta compiuto il vero sacrificio, è posto un sepolcro. Sepolcro che non significa conclusione, ma germe di vita nuova. Sigillare nel sepolcro il nostro uomo vecchio, confino al nostro egoismo, dare sepoltura ai nostri peccati, fondamentale del mondo, e testimoniare di una fede autenticamente materna, per essere uomini nuovi che fino ad ora non sono. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Guardiamo alle donne della Via Crucis. In primis non possiamo pensare alla Beatrice Maria, a colei che stava lì e che ha rialzato questo figlio, occhi negli occhi, cuore a cuore, unita fino alla fine, corredentrice con il suo figlio, a fianco al figlio per la salvezza dell'umanità. Il mondo l'ha salvato il figlio, lei è stata semplicemente accanto. Guardiamo alla Veronica, la sesta stazione, questa ragazza coraggiosa e spinta da un atto di compassione, entrando nella sofferenza di Gesù, sfida la folla, sfida i soldati, incurante, il bambino, e asciuga il volto di nostro Signore Gesù Cristo. Per amare ci vuole coraggio, è più facile dire ti amo, è più difficile viverlo, quest'amore. Bene, la Veronica ci aiuta a non,
Non lasciarci scoraggiare dalla situazione degli impedimenti, ma ad andare sempre oltre. L'ottava stazione, le donne che piangono Gesù, questo gruppo di donne che stavano lì e piangevano per il loro amato, sì, per il loro amato, perché Cristo è l'amore e non possiamo vergognarci di chiamarlo amore mio, vita mia, mio cuore, mia forza. Dovrebbe essere così, ma ahimè, in chiesa spesso vengono molti cristiani, forse sono sicuramente anche io, non innamorati di Gesù, ma si viene solo per tradizione, si viene solo spinti dalla circostanza, si viene solo spinti perché dobbiamo avere 10 religioni sulla faccia della nostra vita, perché magari la domenica sera dobbiamo andare a dormire tranquilli, che abbiamo assolto tutti i precetti, i camucci, i carini, e poi ci vediamo domenica prossima. Sarebbe bello vederci così numerosi in santuario. Le donne piangono perché vedono il loro amore portato via. Non va via una scarpa, non va via una casa, non va via una macchina, ma chi se ne frega. L'importante è che nella vita c'è l'amore. E queste donne piangono perché vedono l'amore maltrattato, vedono l'amore sofferente, vedono l'amore stanco, stanco, indebolito. Pianta. E anche lì lui ti rivolge uno sguardo per incoraggiarlo, quello sguardo che loro avevano incontrato, quello sguardo che per loro è stato come una calamita che le ha tirate, che gli ha dato dignità, che gli ha dato speranza, che gli ha dato forza. Poi ricordiamo ancora una volta le donne dell'alba della risurrezione, anche sotto la croce. Ecco, dichiarata da sua santità Francesco, la prima apostola di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, questa donna salvata da Cristo, dal barbaro, del peccato, della sofferenza, di tante istruzioni interne, lei era stata scarcerata perché era imprigionata in tante cose, era stata scarcerata da nostro Signore Gesù Cristo. E lei non l'ha mai lasciata, è sempre stata lì accanto a Maria, alla sequela di Gesù, ascoltando la sua parola, imitando, imparando dai gesti dello sposo nostro Signore Gesù Cristo. Lei è stata lì sotto la croce, lei è stata lì, è arrivata seconda, però è qua seconda, perché in primis a piangere e in primis ad incontrarlo è stata la mamma Maria, anche se i Vangeli non ce lo dicono. Lei è stata lì a piangere davanti a questo colpo, per chi ama non si rassegna, per chi ama c'è sempre la possibilità, e mai esiste nel vocabolario di chi ama non c'è più niente da fare, mai, c'è sempre qualcosa da fare, basta solo crederci e invocarsi le mani, così come Maria di Magdala si è disturbata nelle prime luci dell'alba quando ancora era notte, ad andare lì a sepolcro a sperare e sperare, perché lei stava davanti ad una tomba, a piangere un morto, ma lei aveva una forza dentro che gli diceva che forse qualcosa da lì a poco sarebbe successo. E ancora una volta ritorna il pensiero alla nostra mano precisa. Ecco, facciamoci la scena davanti ai nostri occhi, nella naturalità, Maria magari il lutto, la sofferenza e questo Gesù che bussa la porta di casa e si presenta a lei. Lui si lascia vedere, lei lo vede e la mamma e il figlio si abbracciano di nuovo. Lei gli bacia quelle mani che erano mani che hanno dato l'amore e la salvezza a tutta l'umanità. Ed è forse è stato proprio lì, in quel momento, che Maria ha capito. Tutti sei donati per questo, e allora siano fatte nuove tutte le cose attraverso di te. Vedete come la donna è influente nella vita di nostro Signore Gesù. E allora, ancora una volta, per voi e con voi, insieme a me, vogliamo rendere grazie a Dio per quello che Lui ha scritto attraverso i capolavori della vostra esistenza.
Viva Dio, ecco perché lui vi ha dato a noi, e noi uomini da qui possiamo imparare tanto ad amare, ad amarci, a sorridere, ad essere più gentili, più delicati, più dolci, così come una buona mamma, una buona donna sa.